Ciao a tutti, eccoci tornati qua alle scimmie. Il video di oggi sarà improntato sul front squat. Il front squat rispecchia la meccanica del movimento dell'air squat. Esattamente la stessa meccanica, ciò che cambia è la posizione di front rack, ossia il bilanciere supportato sulle spalle, sulla parte superiore del tronco, con le braccia esattamente parallele al pavimento. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Svolgere un warm up col movimento di air squat, utilizzeremo anche una wall ball come feedback tattile. Faremo 3 serie da 15 ripetizioni, mi raccomando cercate di mantenere sempre il busto alto. Nel movimento di front squat la posizione delle braccia è molto importante, dobbiamo mantenerle sempre alte. Utilizziamo adesso un bilanciere, dobbiamo posizionare sulla parte alta, braccia dritte. Vedere se andiamo ad abbassare le braccia, ovviamente cade il bilanciere. Per questo elemento invece faremo 3 serie per 8 ripetizioni. Tutti gli esercizi per migliorare la presa del bilanciere nel movimento di front squat li troverete nel nostro canale in un video dedicato. Per migliorare la mobilità di caviglia vi consigliamo di utilizzare un rullo. Appoggiamo un arto sopra. Andiamo a scorrere, lo faremo per 15 volte, poi cambiamo la gamba, possiamo anche utilizzare entrambe le gambe sopra, oppure dare più carico mettendo la gamba opposta sopra l'altra. Cerchiamo di utilizzarlo dal tendine achilleo fino alla fine del gemello, senza andare a interessare il cavo popliteo. La presa nel front squat è una presa particolare, si chiama loose grip. Vado a sostenere il bilanciere solo con le dita. Ci sono degli impulsi che dobbiamo dare al corpo che sono importanti per farci mantenere un buon allineamento. Il petto, il tronco deve essere proiettato in avanti, non deve cadere in questo modo, ma l'impulso deve essere ascendente verso l'alto. Come diceva Andrea, un loose grip, quindi le dita morbide e i gomiti molto alti in questo modo. Devo cercare di portare l'omero parallelo, quindi spingo verso l'alto il gomito. Spingo fuori dai ginocchia, mantengo il petto alto come se volessi specchiarlo in uno specchio. Prendo aria. E torno. La differenza principale fra il back squat e il front squat è la linea del tronco. Nel front abbiamo una linea
molto più verticale. L'errore da non fare assolutamente è questo: scendere portando il petto in basso così. In questo modo perdete forza e potete creare dei traumi alla colonna vertebrale. Il video per oggi è terminato, abbiamo finito. State attenti a quello che abbiamo detto, provate a mettere in pratica quello che vi abbiamo spiegato. Cliccate qui per iscrivervi al canale. Invece per il video di cui parlava Andrea precedentemente, cliccate qua così potete vedere tutti gli esercizi per migliorare la vostra presa. È una cosa molto importante e determinante. Abbiamo finito per oggi, e ci vediamo qua alle scimmie per il prossimo video tutorial.